Sapete, io sono ancora agli inizi. Che si fa in questi casi, eh? Se fossi in te, dimenticherei tutto, ragazzo. Noi volevamo scherzare. Ma tu non sei me. Facciamo una cosa, rompetevi le ossa e quello che resta in piedi lo lascio vivo, eh? Ok, amico, che cos'hai, marijuana? Perché porti la pistola? Sono un agente del tesoro. D'accordo. Ma ricordati quello che abbiamo detto. Sembra che lei non voglia accettare il fatto di avere di fronte un esperto in tecnica di guerriglia. Un uomo che è il migliore, con i fucili, con i coltelli e a mani nude anche. Un uomo addestrato ad ignorare il dolore, ad ignorare il freddo, a vivere di quello che trova, a mangiare cose che farebbero vomitare una capra. In Vietnam il suo compito era di sbarazzarsi del nemico, di uccidere. Punto e basta. Di vincere aggredendolo. Beh, Rambo era il migliore. Darei la mia vita per i figli di Jiro Battle. Ma per troppo tempo ho combattuto il primo nemico che mi trovavo davanti. Per troppo tempo mi sono fermato a travolgere tutti gli ostacoli invece di aggirarli. E il nemico, il vero nemico, riusciva intanto a sfuggire alla mia vendetta. Ma stavolta non deve accadere. Perdonatemi. Ehi, vacci piano, coccodè! Che te credi? Ah! Dunque. Oh, piselli! Oh, piselli! Se riesco a metterti le mani addosso, ti tocco quel collo strimizzito! Parola mia! Vado a riprenderti la freccia, sono sicuro di trovarla! Non dimmi che andrai là dentro, ma lo sai che è pieno di lupi? Non ho paura. Ah, beh, la pelle è la tua, non la mia. Va pure, va, va. Oh, però, ho visto di tutto in questi boschi, ma un soldo di caccia così impertinente, mai. Lasciami in pace. Oh, queste sono parole grosse per una pulce come Una pulce, ti faccio vedere. te. Patetico. Figliolo, tu hai bisogno d'aiuto e il vecchio Balù ti insegnerà a batterti come un orso. Ah, questa volta ho pescato qualcosa di veramente grosso! Uomini! Uomini! Oh no! Che razza di iella! Santo cielo! Lasci fare a me, mia cara. Ma non sapete che... Buongiorno, capitano. Sono stato anch'io per un certo tempo un lupo di mare. Quante mai volte ho salpato da Portsmouth? Sono lieto di incontrare un collega navigatore. Meno chiacchiere, amico! Dico io. Non sai neanche leggere? C'è scritto... non sono ammessi esseri umani. Nessun essere umano? Ridicolo. Non lo faccia irritare, signor Brown. Ciò significa che devo ributtarvi tutti in mare. Ed è quello che faccio! Ehi, un momento! Qui dice che chiunque può parlare coi re, che questa è la legge. Dov'è che lo dice? Qui, nel mio libro. Oh, hai ragione. Ma... Se voi sapeste quello che vi conviene, vi fareste ributtarvi in mare. Al re non piacciono gli uomini. Ciò nonostante, dobbiamo conferire col re per un'urgente questione personale. Prego, ci porti da lui. Però poi non ditemi che dopo non vi aveva avvertito, eh? Beh, seguitemi. Ma che razza di iella, è soltanto un circo. Roba da quattro soldi. Hai capito male, zuccone. Quella è la carrozza reale. È il principe Giovanni in persona. Il principe? Un momento, c'è la legge che vieta di rapinare i reali. Ci vediamo più tardi, eh? Cosa? Vuoi perdere questa occasione di esibirti a corte? Che Dio ce la mandi buona. Cosa? Sei di nuovo risalito in superficie? È così? È così? È così?
Non è successo niente, papà. Oh, Ariel, ma quante volte sarò costretto a ripetertelo? Avresti potuta essere vista da uno di quei selvaggi, da uno di quei umani! Papà, non sono selvaggi, sono... Sono pericolosi! Credi che voglio vedere la mia bambina attaccata a un amo di qualche divoratore di pesci? Non sono più una bambina, io ho già 16 anni! Non prendere quel tono con me, signorinella! Finché vivrai sotto il mio oceano, obbedirai alle mie regole! Ma perché non vuoi ascoltarmi? Non aggiungere altro! E ti avverto, saranno guai se vengo a sapere che sei risalita un'altra volta in superficie! Mi sono spiegato? Adolescenti, credono di sapere sempre tutto. Gli dai tanto così e loro ti prendono tutta la pinna. Senti, credi che sia stato troppo duro con lei? Assolutamente no. Insomma, se Ariel fosse mia figlia, le farei capire chi comanda. Altro che cappattini in superficie e altre sciocchezze del genere. No, signore. Latterei sotto stretto controllo. Hai veramente ragione, Sebastian. Ovviamente. Ariel deve essere seguita costantemente. Costantemente. Ha bisogno di qualcuno che la sorveglia e che la tira fuori dai guai. Ininterrottamente. E tu sei proprio il granchio che fa per lei.